A Vieste oggi, 1° luglio, la riapertura ufficiale del polo culturale. Siamo alla necropoli La Salata. La riapertura ufficiale oggi del Polo Culturale di Vieste rappresenta un nuovo inizio per la capitale pugliese delle vacanze, che trova nei suoi beni culturali un'occasione straordinaria di destagionalizzazione e diversificazione della propria offerta. Antonio Di Mauro, cosa stiamo osservando qui alla Necropoli La Salata? Sì, allora in questo momento ci troviamo all'interno dell'area più grande di questo parco archeologico, infatti siamo nei pressi della Falesia, dove troviamo praticamente la maggior espansione di appunto, sepolture di vario tipo e di vari periodi storici. Infatti ci troviamo di fronte a dei esempi di sepolture verticali ad arco solio, dove sono state ricavate all'interno di ogni spazio sfruttabile di questa parete rocciosa. Essa è alta circa 50 metri ed è ciò che resta di una grossa grotta. Infatti, sulla nostra testa la dobbiamo immaginare completamente chiusa, e anche negli anfratti più stretti e quasi impossibili da raggiungere sono state ricavate appunto sepolture. Questo perché il periodo storico in cui ci troviamo, quello precristiano, il culto era attorno a degli dei, paragonati a delle, a, appunto, degli elementi naturali. Quindi la grotta rappresenta la dea madre e appunto il tutto girava intorno a essa. Quindi nel rispetto della forma naturale, si venivano quindi scavate queste sepolture. In questa parte invece, che è appunto in un periodo storico successivo, quando il culto della Dea Madre un po' si perde, ecco che si modifica l'aspetto di questa grotta. Infatti quindi sicuramente in periodi cristiani, quindi successivi, vengono scavati due ipogei. Quindi per ipogeo intendiamo un ambiente ipo sotto geo terra, di sotto cioè quindi il livello della terra dove ci si accedeva, e in base alle proprie esigenze, in base alla differenza di ceto sociale e quant'altro, si ricavavano le sepolture singole di ogni persona. Una caratteristica unica di questo sito è appunto invece quella grotta lì, che a differenza dell'ipogeo si trova invece su Apo, si trova quindi sul livello della terra. Infatti si accedeva con quei scalini lì, sempre ricavati all'interno della parete rocciosa. All'interno, su per giù, sono pressoché identiche come le altre. Quest'area qui è stata sfruttata anche in un secondo momento, post, area catacombale, area della necropoli, come un'area produttiva. Infatti la testimonianza sono queste mura, che
sicuramente continuano anche sotto il crollo, sotto le macerie di questa grotta, che appunto testimoniano un periodo lavorativo, forse una produzione di calce ad esempio, oppure data la vicinanza, la sorgente proprio qui accanto, quindi si faceva entrare l'acqua, magari allora delle vasche per il pesce, oppure anche addirittura per la produzione del sale. Ci sono dei documenti, purtroppo non conosciuti e pubblicati, che appunto il nome Salata lo paragonano appunto all'area utilizzata per la produzione del sale, un elemento sicuramente importante anche in epoca romana, per la conservazione dei cibi. Infatti, la parola sale tuttora oggi è presente anche all'interno della stessa parola salario, quindi era anche importante molto probabilmente per pagare appunto gli operai. Questo villaggio vicino si chiama appunto la Villa Romana di Merino ed è posta a 700 metri da qui, quindi verso Vieste, dove oggi sorge un piccolo santuario dedicato appunto a Santa Maria di Merino, oggi protettrice dell'attuale Vieste.